Dal mancato accordo sul cessate il fuoco in Siria tra Stati Uniti e Russia alla blacklist dei paradisi fiscali, passando per crescita, riforme e flussi migratori. I temi sul tavolo del G20 in Cina erano davvero tanti e tutti, in un modo o nell'altro, riguardavano da vicino l'Europa. Sullo stop ai combattimenti in Siria c'è mancanza di fiducia, ha detto Obama dopo il suo incontro con Putin. Bruxelles dovrà dunque aspettare per la prevista consegna di aiuti e l'assistenza medica alle popolazioni civili. Su crescita e riforme i leader convergono sullo sviluppo di un'economia mondiale innovativa e sostenibile, anche perché, si legge nel documento finale, le sfide che arriveranno dagli sviluppi geopolitici, l'aumento dei rifugiati e il terrorismo complicano le prospettive economiche. Tema controverso è poi quello della trasparenza fiscale. Entro il prossimo summit, l'OCSE preparerà una lista dei paesi che non fanno abbastanza sull'evasione. Tutto questo proprio mentre Bruxelles ha imposto all'Irlanda di recuperare 13 miliardi di euro di tasse non pagate da Apple. Ci colleghiamo con New York, con il corrispondente della Stampa, Paolo Mastrolilli, che era in Cina a seguire questo G20. Il tema forse più importante a livello geopolitico, il cessate il fuoco in Siria. C'è stato di fatto una fumata nera perché Obama, vedendo Putin, ha detto che mancherebbe la fiducia. Che cosa intendeva il presidente americano con questa frase? Ci sono due questioni che riguardo la vicenda geopolitica che interessano poi in particolare l'Europa. Una appunto è questa della discussione che c'è stata sul cessare il fuoco in Siria, e l'altra collegata è quella dei migranti. Bisogna fare una premessa: i leader dell'Unione Europea, Juncker e Tusk, avevano inviato una lettera prima del G20 agli altri colleghi che partecipavano al vertice, elencando alcuni punti su cui speravano che i capi di Stato e di Governo intervenissero, e uno dei punti fondamentali era proprio questo delle migrazioni. L'Unione Europea in sostanza dice che le migrazioni sono un problema globale, è un fenomeno straordinario che sta avvenendo in questi mesi, in questi anni, e che non riguarda solamente l'Unione Europea, che non riguarda solamente paesi come l'Italia o la Grecia, che sono quelli che stanno ricevendo il maggior numero di questi migranti, ma è un'emergenza globale che va affrontata a livello globale. Questo appello è stato recepito, tant'è vero che nel corso della prossima Assemblea Generale dell'ONU ci sarà proprio una sessione dedicata ai migranti, una delle quali è stata organizzata proprio dal presidente americano Obama, che ritiene assolutamente necessario affrontare questo problema anche per capire quali sono le radici del problema e quindi cercare non solo di soccorrere i migranti che arrivano e non lasciare solo i paesi come l'Italia che ricevono questa ondata di persone, ma anche cercare di capire quali sono le cause all'origine per cercare di affrontarle e quindi interrompere questo fenomeno risolvendo il problema delle persone che scappano. Naturalmente il problema fondamentale in questo momento, oltre a quello annoso naturalmente della povertà, delle difficili condizioni di vita delle persone nei paesi da dove arrivano, è chiaramente quello della guerra in Siria come in Libia, e quindi di questo si è parlato in particolare durante il bilaterale che hanno fatto il presidente Obama e il presidente Putin, che aveva lo scopo di cercare di trovare l'accordo per una tregua, per un cessate il fuoco, non per la soluzione definitiva del conflitto, ma quantomeno per fermare i combattimenti e consentire il soccorso dei civili intrappolati nelle città oggetto di queste operazioni militari. Purtroppo questo accordo non è stato trovato e il presidente Obama ha parlato proprio di una mancanza di fiducia nei confronti della Russia che riguarda la questione siriana, ma che riguarda tanti altri punti, dalle azioni di pirateria cibernetica che sono in corso da tempo, a naturalmente la questione ancora aperta dell'Ucraina. Di fondo c'è una scarsa comprensione in questo momento, un attrito tra gli Stati Uniti e la Russia che ha un impatto su tutte quante queste crisi globali, inclusa naturalmente la guerra in Siria, dove gli Stati Uniti sostengono le forze dell'opposizione che vorrebbero rovesciare il regime di Assad, mentre invece la Russia sostiene il regime con cui è alleata da anni.